Allora iniziamo. Intanto ringraziamo tutti i presenti. Vorrei spiegare un po' come è nata l'idea del chiudere la campagna elettorale dentro una frazione. Abbiamo fatto un sorteggio, è stata una scelta casuale, e perché ovviamente non possiamo fare torta a nessuna delle frazioni, tutte molto belle della nostra città. L'idea è proprio quella di avere attenzione alle due caratteristiche del nostro territorio. Ovviamente la città che è rivolta al mare, quartieri cittadini più centrali, ma esiste tutta una città dell'entroterra che poi raccoglie la parte più antica, la storia del nostro territorio, che era bene valorizzare simbolicamente, ma che è bene soprattutto valorizzare dal punto di vista amministrativo, cosa che invece decenni ormai non avviene. E quindi nel programma che abbiamo costruito, una visione di una città a tutto tondo, nell'insieme delle esigenze della cittadinanza di Pera, non poteva non comprendere le realtà delle frazioni dei 20 comuni che hanno poi costituito, insieme a Porto Maurizio e Onega, il comune di Pera. Quindi questo è il motivo per cui abbiamo fatto questa scelta, questa formula. Penso sia coerente con quello che abbiamo detto in questa campagna elettorale. È una bella occasione in un bellissimo posto, e quindi fa piacere anche essere qua per questo motivo. E quindi ciascuno di noi e delle forze che partecipa, io che ho introdotto per la lista Alleanza Verde Sinistra, la lista Imperia Rinasce, c'è la lista del Partito Democratico, ovviamente c'è Ivan, che è il nostro candidato sindaco, che daremo un po' il nostro contributo. Mi fermo qua, nel senso che poi sulle questioni concrete, sulla proposta, faccio da presentatore un po' dall'iniziativa, e poi magari chiedo un contributo per quanto riguarda la nostra lista a qualcun altro di noi. E quindi direi che possiamo fare magari un giro tra tutti i rappresentanti delle liste che sono nella coalizione, e poi ovviamente Ivan chiuderà questo incontro con il suo intervento a conclusione di questa inaugurazione della campagna elettorale, che inaugura le chiusure delle campagne elettorali. È l'inaugurazione delle campagne elettorali. Quindi direi magari a questo punto cambiamo, Ma io vi ringrazio tutti, vedo che siamo comunque, nonostante la location e l'orario, c'è una buona presenza. Una buona partecipazione. L'idea nasce proprio da voler coinvolgere le frazioni nel tessuto elettorale che è stato creato. Abbiamo creato dei video in questa campagna elettorale, Ivan si è occupato in prima persona, abbiamo fatto campagna elettorale nelle frazioni, tu stessa hai effettuato moltissimi incontri, l'hai girate tutte, noi abbiamo fatto diversi incontri anche noi all'interno delle frazioni singolari, non con le associazioni, con il proloco, ma poi singolarmente con le persone. Abbiamo bussato ad ogni porta, abbiamo riempito ogni cassetto delle lettere con il nostro materiale elettorale. E speriamo di ottenere i risultati che ci meritiamo, posso dirlo, perché abbiamo lavorato congiuntamente, abbiamo lavorato di squadra, abbiamo creato un'unione sulla quale probabilmente nessuno, in pochi, scommettevano, e che onestamente devo dire negli ultimi giorni sta facendo paura. Facendo paura alla maggioranza, sono entrate un po' di vicissitudini tra di loro, c'è stato qualche sgambetto elettorale che ho subito personalmente e che probabilmente puntava a colpire qualcun altro, Ivan stesso come punto poi principale della coalizione, ma noi andiamo avanti tranquilli, sono gli ultimi giorni di campagna elettorale,
Io non voglio rubare ulteriore tempo, se no mi dilungo troppo e passo la parola a qualcuno di Sinistra Italiana, così facciamo un cambio, poi sarà Gioele da parte nostra, che chiuderà e poi io. Vabbè, io non so se mi sentite anche così, credo. Di solito. Bene, abbiamo come Sinistra Italiana, come Alleanza Verdi Sinistra, puntato molto sulle persone, sulla valorizzazione della persona, sulla valorizzazione di una città liberata dal cemento, liberata dal consumo di suolo e dalla speculazione di prezzi. È una città dove i ragazzi vanno via, dove le persone non si fermano, perdono speranza e cercano il loro futuro da un'altra parte. Perché effettivamente qua esiste un modello di sviluppo preciso, che è quello della città solo turistica. Io l'ho continuato a ripetere ossessivamente per tutta la campagna elettorale. La città turistica, cioè il turismo va bene, non è che il turismo va male. Ma una città solo turistica, una città dove 10 fanno i soldi e gli altri fanno i camerieri 800 euro al mese. Questa è una città solo turistica. Non si può vivere di solo turismo, di bassa qualità. Quindi c'è un passaggio fondamentale che dovrà, comunque, di cui si dovrà occupare il prossimo Consiglio Comunale, che è il nuovo piano regolatore. Se dal nuovo piano regolatore verranno tolti le ultime aree a destinazione produttiva, ci saremo semplicemente tagliati la strada del futuro, non nostra, ma dei nostri giovani. E questo lo dobbiamo assolutamente impedire. Comunque vada, su questa cosa dobbiamo sviluppare un lavoro politico, un lavoro di lotta, di opposizione, di informazione delle persone. Perché vedete, il guaio, uno dei grossi vantaggi che ha avuto Scajola in questi ultimi anni, è il fatto che normalmente la gente non distingue tra un marciapiede e un progetto strategico. Per loro sono opere. Giusto, no? Cioè, nel senso, vuol dire, per chi non se ne intende così, no? E il limite, se vogliamo, che è stato nostro in questi anni, ma che dobbiamo assolutamente recuperare, che abbiamo provato a recuperare in questa campagna elettorale, dobbiamo continuare a recuperarla dopo, è proprio quello di spiegare la differenza che esiste tra quello che è un normale lavoro di manutenzione, che, detto per inciso, andrebbe finanziato con la spesa corrente, non facendo i mutui che poi continuano a pagare i nostri figli, ecco, ma soprattutto di spiegare la differenza che c'è tra un modello di sviluppo che è un'altra cosa. Ci sono spese che sono strategiche e spese che sono di ordinaria manutenzione. Io l'ho detto, ho provato a fare dei video, delle cose che cercasse di dire la prima volta, insomma, ma un sindaco che si vende come un fuori classe dovrebbe fare cose da fuori classe, invece fa tutto. No, va bene, non si diventa famosi nel mondo per si diventa famosi nel mondo per la raccolta differenziata fatta bene con la parola Pannori, si diventa famosi per i progetti sociali che vengono assolutamente trascurati. Assolutamente trascurati. I nostri servizi sociali fanno il loro lavoro, non si può dire che non lo facciano, ma hanno una concezione da sportello, cioè se tu hai bisogno di qualcosa, vai e chiedi. Fai la domanda, firmi, presenti la documentazione, cioè non si fa così. Io ho un'esperienza nella cooperazione. Gli ultimi, quelli che stanno peggio, non ci vengono. Devi andare tu a cercare. Se no, proprio chi sta peggio starà a casa a far la fame. E magari in ufficio ti arriva quello che viene chiamato il welfare queen, il welfare king. Quelli che riescono, vanno a fare domanda da tutte le parti e in qualche maniera riescono a tirarsi fuori anche più dovuto. Ma gli ultimi, e devi andare a cercare, devi essere proattivo. Niente di tutto questo. Niente. Credo che comunque, in ogni caso, sfidare Scajola è comunque, dobbiamo riconoscerci, un'operazione temeraria. E io ho detto, è per questo che mi è sembrata così fica. La questione è che comunque, quello che è che comunque abbiamo appena incominciato, comunque vada, se riusciamo a togliergli la seggiola da sotto il sedere, siamo già a metà dell'opera, ma la canzone per lui sta richiamando, se come si dice, era lui che si è arrabbiato, era lui che sta un po' arriva vestito di nero di là. E così dice,
e sì. Fino, ecco, dicevo che comunque su queste cose riusciamo a togliere la seggiola da sotto un sedere, siamo a metà dell'opera. Ma non dovessimo riuscirci, non ci fermiamo certo qui. Abbiamo appena iniziato. Ciao a tutte e a tutti. Ciao a tutti e a tutti, io sono Gioele Corigliano, sono il segretario dei Giovani Democratici e sono anche candidato nella lista del Partito Democratico. A 21 anni mi sono guardato intorno e ho visto una città dove in fin dei conti non ci si stupisce più di chi se ne va e dei motivi per cui lo fa, ci si stupisce per chi rimane e ci si chiede perché è rimasto. Abbiamo una città dove i dati della CGIL sono allarmanti, abbiamo un tasso di abbandono scolastico del 22% contro l'11% della media ligure e il 4% della provincia di La Spezia. Abbiamo un dato, quello dell'occupazione giovanile, del 28%, che è uno dei più bassi di tutta il nord Italia, la media ligure del 43%. Abbiamo anche un altro dato che ci deve far riflettere, anzi due, che è quello dei NEET, cioè i giovani che ne studiano e ne lavorano, che sono il 31,2% contro il 20% del nord-ovest. E infine uno degli ultimi dati, che è uno dei più drammatici, siamo la sesta provincia per infiltrazioni mafiose. In una realtà come questa, io mi sono chiesto da dove derivi tutto ciò. Ebbè, deriva da precise scelte. Precise scelte che sono state compiute da questa amministrazione. Scelte che hanno portato i giovani all'essere dimenticati. Questa amministrazione ha scelto di dimenticare nuove generazioni non occupandosi di loro. Ha scelto di occuparsi delle grandi opere dimenticando la vita delle persone. E noi con questa campagna elettorale, noi del Partito Democratico, Ivan Bracco come candidato sindaco in Peria Rinasce e Verdi e Sinistra, abbiamo deciso di occuparci di sociale, cioè di coniugare l'ordinaria amministrazione delle grandi opere, delle piccole opere che fanno parte della quotidianità dei cittadini con una politica attiva rivolta al sociale. Mettendo insieme queste due dinamiche, noi crediamo di poter governare questa città nei prossimi 5 anni meglio e di poter dare le attenzioni agli ultimi, perché come diceva qualcuno, se hai parlato agli ultimi hai parlato a tutti. E come diceva una grande canzone, El Pueblo Unido, chi amasse era vencido. Grazie. Adesso parla Sara in rappresentanza di tutte le donne che sono numerosissime in tutte le liste, in modo particolare in Peria Rinasce le donne sono state il cuore, il motore della riuscita di questa grande operazione. Dunque a te la parola, a te i sentimenti, a te quello che hai nel cuore su questa avventura. Io sono Sara Balestra e sono candidata con Ivan nella lista in Peria Rinasce. Io ho 26 anni e da sempre ho immaginato la mia vita fuori da Imperia, da quando frequentavo il liceo, e questo perché ho sempre immaginato che fosse un posto che mi avrebbe limitato nelle mie possibilità di crescita, così per me ma come per molti miei coetanei. Ora sono qua, mi sono chiesta se invece di scappare ci fosse la possibilità di fare qualche cambiamento. E ho riscontrato questa grande volontà di cambiare nel nostro programma. E ad oggi Imperia non è una città a misura di persona e tantomeno a misura di giovane. Sappiamo, abbiamo già sentito che manca il lavoro e quando c'è il lavoro molto spesso costringe i giovani a ridimensionare le proprie ambizioni oppure ad adattarsi alla precarietà tipica del lavoro stagionale. Mancano i centri di aggregazione che devono essere gratuiti ed accessibili a tutti e che sono fondamentali soprattutto per i ragazzi più giovani che hanno bisogno di incontrarsi, di socializzare e di avere un porto sicuro. Manca la cultura che è stata ovviamente trascurata in questi anni, il Cavour è chiuso da tempo immemore e l'offerta museale è molto ridotta, abbiamo visto il Museo Navale che ha una ricchezza enorme perché racconta veramente la storia e le tradizioni della nostra città di mare, ma non è stato valorizzato quanto meritava, e, per la stoltezza di qualcuno.
E quindi io invece penso che una città che vuole trattenere i suoi ragazzi deve impegnarsi a offrire ogni stimolo che può per farli crescere. E questa campagna elettorale per me è stata preziosissima perché ho avuto modo di parlare con tantissime persone e incontrare realtà diverse che non avrei mai avuto modo di incontrare in altre occasioni probabilmente. E ho notato due sentimenti. Il primo è di gente arrabbiata, stanca, perché inascoltata e perché ogni giorno si ritrova a dover combattere per vedere realizzati i propri diritti. E poi anche un po' di speranza, nel senso che ogni persona che ho incontrato portava con sé grande ricchezza, tantissime idee, proposte, però non vediamo mai realizzate, un po' perché appunto queste persone rimangono inascoltate, un po' perché c'è un po' di rassegnazione. Quindi la mia speranza, il mio auspicio che in qualsiasi modo vada, e sono sicura che sarà così, di poter dar voce a queste due categorie, sia chi è un po' incazzato, sia chi ha queste idee che sono validissime, perché secondo me dando voce a queste persone sicuramente potremmo cambiare volto alla nostra città. Molto breve perché in questo mese e mezzo, due mesi abbiamo già detto tutto, però oggi è una giornata secondo me storica per la città di Imperia per due motivi. Uno perché qua siamo riuniti, tutto il centro-sinistra è unito, ha lavorato molto bene dopo i problemi che ci sono stati, ma problemi che ad oggi sono venuti molto bene che siano venuti, perché hanno dato un cambiamento radicale su quella che è la visione del centro-sinistra e sul futuro del centro-sinistra, soprattutto nella città di Imperia. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro tutti quanti, è stata una bellissima esperienza, in modo particolare per me e il mio gruppo che aveva nessuna esperienza di tipo politico o marginale, e questo ci ha fatto capire tante cose della città di Imperia che alla maggior parte dei cittadini sono sconosciute. Abbiamo iniziato il nostro viaggio partendo dagli ultimi, cercando di capire le sacche di povertà che esistono nella città di Imperia. Purtroppo ci sono tante, sono ampie, e questo ci ha consentito di capire come l'amministrazione attuale abbia impostato il suo lavoro. Cioè il lavoro dell'amministrazione attuale è impostato solo su il fare grandi opere perché riescono a produrre una ricchezza per pochi, sempre i soliti, e se ne sono guardati bene di occuparsi degli ultimi, malgrado i soldi per gli ultimi ci siano. È che fare progetti per gli ultimi vuol dire metterci la faccia, perderci del tempo, e non sono previsti incarichi da dare, mentre le grandi opere sono ricche di incarichi da distribuire a tutta la città. E questo è un passaggio fondamentale di cui dobbiamo tenerne ben conto per la prossima amministrazione. Sono contento perché questo lavoro che abbiamo fatto ha risvegliato la città dormiente, forse anche in alcuni punti della società morta, dal punto di vista politico e sociale. Questi ultimi giorni ci stanno dimostrando che la città si sta risvegliando. Devo dire che anche le altre componenti che sono presenti in questa campagna elettorale hanno una visione molto simile alla nostra dal punto di vista programmatico, e questo è un aiuto a tutta la città. Il nostro lavoro, col lavoro a questo punto anche delle altre liste che non sono vicine a noi dal punto di vista politico, hanno aiutato a risvegliare quel senso civico, quel senso di appartenenza che mancava ormai da, penso, 20 anni. Oggi c'è una proposta seria, la città non può più nascondersi dicendo sono tutti uguali, tanto sono tutti d'accordo, tanto non cambia niente. Oggi il cittadino ha la responsabilità morale di andare a votare e di scegliere. C'è la possibilità di scegliere, c'è la possibilità di cambiare realmente. E questo lo stiamo percependo,
e ancora di più lo hanno percepito la controparte, perché la corazzata di Scajola e di tutta la sua, delle sue tre liste, un mese fa, 40 giorni fa, era sicura di vincere all'80%. Anzi, ci rideva, quando ci vedeva ci considerava degli scappati di casa. Oggi non ci considerano più scappati di casa, ma sono molto preoccupati, sono molto cupi, sono molto scuri in volto, perché sanno che la città potrebbe nascondere una sorpresa enorme per noi e una disfatta per loro. Io su questo sono molto fiducioso, ma non perché ho una visione sopra le righe, ma perché parlando con la gente, e abbiamo parlato tanto, abbiamo girato tutta la città, abbiamo incontrato tutte le etnie, domani mattina alle 7 siamo in via Cascione a incontrare la parte tunisina, a mezzogiorno siamo a Oneglia a incontrare l'altra parte tunisina, abbiamo incontrato i turchi, abbiamo incontrato i sudamericani, cioè ci siamo fatti un'idea di che cos'è la città di Imperia. La città di Imperia è una città molto in difficoltà dal punto di vista sociale, non c'è più cultura, non c'è più aggregazione, hanno fatto di tutto perché le persone non si incontrino più, non c'è più scambio di idee, non c'è più voglia di nulla. Allora il lavoro che abbiamo fatto sta venendo fuori, la città sta reagendo, il nostro avversario politico non lo riesce neanche più a nascondere. Oggi abbiamo avuto due incontri molto infuocati, questo vuol dire che gli stiamo facendo paura, ma non stiamo facendo paura come singole persone, gli sta facendo paura perché la città si sta risvegliando. E se noi tra due giorni, lunedì verso le 18, le 19, la percentuale non è al 51, abbiamo la possibilità tutti insieme, noi e altri soggetti politici, di dare veramente una svolta alla città di Imperia, e io sono sicuro che daremo la svolta. Non dico se andremo all'opposizione, io voglio essere molto positivo e dire che ce la faremo, perché ci sono i presupposti per farci. È un impegno grande che ci andiamo a assumere, perché dovremo avere un'amministrazione completamente diversa da questa, dovrà essere un'amministrazione al servizio del cittadino, il sindaco, gli assessori, i singoli consiglieri devono essere al servizio del cittadino veramente, devono ascoltare, devono mettere in atto tutte le possibilità che hanno per andare incontro a quelle che sono le esigenze reali. Dobbiamo ricostruire tutta la parte sociale della città di Imperia che non esiste più, dobbiamo dare le scuole estive, dobbiamo assistere le persone con disabilità, dobbiamo tendere una mano agli anziani, dobbiamo ricostruire la cultura nella città di Imperia. Dobbiamo fare tutto quel lavoro che non è stato fatto, dobbiamo puntare su una prospettiva per i giovani, come hanno detto i nostri amici e compagni di viaggio. Lo dobbiamo fare in modo deciso, senza avere paura di fare delle scelte, le dovremmo fare con grande serietà e con grande onestà intellettuale. Ci sono da affrontare delle opere pubbliche in città che vanno terminate, altre che devono essere iniziate, tipo l'Aurelia Bis, che deve essere per forza condivisa col territorio. Non possiamo far cadere dall'alto delle scelte che vanno a impattare sia sull'ambiente, ma soprattutto sugli interessi delle singole famiglie. Sono tutte scelte che un'amministrazione moderna, aperta, con una visione al futuro, può fare e deve fare. Abbiamo tutte le capacità. Quando ci dicono loro non sono in grado di amministrare, sbagliatissimo, noi siamo in grado di amministrare, perché abbiamo in ogni lista, in ogni situazione politica, persone con capacità di varia natura. Dunque abbiamo tutte le carte in regola per poter amministrare, per poter dare una sveglia alla regione per quanto riguarda la sanità pubblica, che è una vergogna, e su questo faremo di tutto. Io l'ho promesso in tempi non sospetti, che se riusciamo a farcela, io il giorno stesso della vittoria prendo la macchina, vado a Genova, vado dal presidente Totti, e finché non dà delle risposte certe non mi muovo dalla città, perché è un dovere civico principale. Noi non possiamo andare in pronto soccorso e stare 14 ore anziani buttati come nel terzo mondo. Su questa cosa qua sarà una battaglia, perché se abbiamo una sanità che non funziona, noi non possiamo chiedere nulla al cittadino di più di quello che abbiamo già chiesto. Dunque abbiamo tutti gli elementi per poter amministrare e dare a questa terra, che se lo merita tantissimo, una dignità che ad oggi soprattutto l'amministrazione Scajola e soprattutto Claudio Scajola,
perché è lui che ha gestito questi 5 anni in modo autoritario, in modo solista, non ha accettato nessun tipo di confronto né con i cittadini né con i suoi stessi assessori. Dunque basta a questo tipo, questa non è democrazia, questa è un'altra cosa che non piace. La storia, le lapidi che sono qua vicino hanno, dimostrano che ragazzi di 20 anni hanno lasciato la vita per avere una democrazia e non avere un uomo solo al comando. Dunque ce la mettiamo tutta e sono convinto che la città di Imperia a breve avrà una nuova amministrazione moderna, democratica e soprattutto solidale con tutti. Della politica di centro-sinistra. Anna Maria e Carla devono venire a dire 2 parole perché siete i pezzi storici, siete i pezzi importanti. L'antica eloquenza. Vieni, vieni Carla, vieni qua. Io dico a tutti, con la mia brutta vocciaccia, dico a tutti che sono veramente contenta di aver partecipato a questa campagna elettorale. Sono contenta prima di tutto per me, e lo dico perché è vero, sono contenta per me perché Ivan mi ha dato là per ricominciare a occuparmi un po' delle cose della nostra città. Ero stata fuori dai giochi e dai giri veramente troppo tempo. Quindi grazie, grazie a Ivan e grazie a tutti voi, perché fa molto bene ricominciare a fare le cose, fa bene a livello proprio umano e personale. Inutile dire che condivido appieno il programma per questa città. Una città che è veramente una città spenta, è una città dove si coglie che non c'è interesse a migliorare. L'interesse a migliorare non può essere solo curando, da una buona amministrazione, come hanno detto tutti loro. Cioè non è vero che molto, non sono nata in questa città e sento tutte le volte che sento parlare in inglese racconti bellissimi della città che un tempo Imperia era attiva, radiosa, con un sacco di cose, una parte più artistica, un'altra parte più industriale, più attiva, il porto, bla bla bla. Allora non è vero che è un fatto di pigrizia. Ancora stamattina ho incontrato una ex assessore del sindaco Satta che mi diceva Imperia è così perché è colpa degli imperiesi. Non è vero. Imperia è così perché qualsiasi gestione deve essere capace di mettere in piedi delle buone pratiche. Le buone pratiche in tutti i vari settori. Io condivido la speranza di tutti. Sarei veramente contenta che lunedì sera il sindaco Scaiola chiudesse i suoi conti con un bel 49,9. Sarebbe veramente per me una cosa meravigliosa, perché è meraviglioso 49,9 come numero, perché è quell'odiosissimo 10 meno che
professori come la Nattero ha sempre dato, quel meno maledetto per cui poi odi la scuola tutta la vita. Quindi spero, no, 49-9 lui, tutto il resto noi. E vai. Campagna elettorale, io conoscevo già Ivan Bracco per tanti aspetti, ma effettivamente bisogna dire che l'ho scoperto in questa campagna elettorale, perché ha dimostrato delle capacità di unione, di aggregazione, di trovare, diciamo, anche il punto comune tra tanti di noi, che sono capacità importantissime poi per fare il sindaco. Cioè saper coniugare, come dire, temperanza, moderazione, nello stesso tempo radicalità nei contenuti, è un atteggiamento molto importante per fare il sindaco e per poter amministrare e programmare. E noi in questa campagna elettorale, diciamo, forse sui tavoli tradizionali della politica, nei primi mesi abbiamo scaricato, come dire, il passato, le nostre aggressività, anche diciamo tante cose che non sono andate bene, e scaricate quelle, in questo mese e mezzo abbiamo fatto invece una campagna elettorale che io non mi ricordo così armoniosa, così, diciamo, produttiva e collaborativa tra tutti, e nella pratica, proprio incontrando le persone eccetera, abbiamo costruito il nostro programma, abbiamo costruito, diciamo, la proposta che facciamo per la città di Imperia, che è una proposta alternativa. Vedete, negli altri anni ci sono stati dei sindaci di cortesia, si chiamavano così. Diciamo, la più grande qualità di Ivan Bracco è che Ivan Bracco non è un sindaco di cortesia, cioè è un sindaco temperato, moderato, radicale nei contenuti, ma che vuole sul serio un'alternativa a Scajola e che lotta sul serio, ovviamente nelle forme della politica, per costruirla questa alternativa. E questa è una novità politica importante che è emersa nella campagna elettorale e che penso che i cittadini nel voto ci riconosceranno. In questa campagna elettorale molti hanno detto la questione, no? Un sindaco che comanda da solo, insomma tutte queste cose che abbiamo detto di Scajola, che sono tutte vere. Forse varrebbe la pena di andare magari alla luce un po' dell'esperienza che insomma ormai più che decennale, andare un pochino più a fondo su questo concetto. Cioè Scajola ha prodotto, attraverso questa esaltazione di un civismo del tutto artificioso, cioè non reale, no? Perché noi andiamo a vedere queste tre liste che hanno questi tre nomi civici, però andiamo, che siamo d'Imperia, andiamo a vedere i nomi, e di ogni nome e di ogni lista riconosciamo benissimo il partito di appartenenza, no? Anche lo stesso nome della lista ci fa capire qual è il partito di appartenenza. E quindi questo civismo è del tutto artificioso, è del tutto, come dire, costruito da Scajola stesso. Perché? È stato costruito, secondo me, per due motivi. Il primo, per nascondere quello che politicamente Scajola è. Perché io non credo che la politica, quella nazionale, debba essere staccata completamente dalla contesa elettorale. Ecco, Scajola è il capo di una amministrazione di destra che è identica all'amministrazione di destra a livello nazionale guidata dalla Meloni. Questo è il primo punto. Non è un essere particolare che guarda un po' a destra, un po' a sinistra, che è... No, è il capo della destra, di quella stessa destra che sta governando in Italia e che sta dimostrando tutti i suoi limiti, sia, diciamo, amministrativi, ma anche i limiti culturali, no? Che ci vuole, diciamo, riportare, come dire,
ha una visione della cultura autoritaria e fascista. Ecco, quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa è perché facendo questo civismo falso, lui non ragiona con delle organizzazioni, con delle formule collettive che in qualche modo, diciamo, portano una visione generale, ma ragiona con singole persone. Allora, voi pensate che negli ultimi mesi dell'amministrazione Scajola sono state messe in atto le linee generali del piano regolatore. Chi lo sa che il piano regolatore significa la vita, la prospettiva, il futuro di una città per 40 anni? Chi lo sa che è stato fatto? E nessuno lo sa, esattamente per questo motivo, per questa frammentazione, questa individualizzazione spinta di questo civismo d'accatto che ha portato il Scajola a essere effettivamente un uomo solo al comando e ha portato a uno svuotamento totale del Consiglio Comunale, a uno svuotamento totale delle prerogative, del ruolo, della capacità di discussione del Consiglio Comunale. In realtà noi abbiamo tante cose da discutere in Consiglio Comunale, abbiamo tante cose da discutere a livello di visione complessiva, perché Ivan Bracco e la sua coalizione hanno fatto un'operazione tutta diversa, opposta a quella di Scajola. Da una parte l'individualismo, la frammentazione, il rapporto personale con la gente e con i consiglieri comunali, dall'altra parte una proposta civica, politica, complessiva, che riguarda tutta la città e che non ragiona in termini di io, ma ragiona in termini di noi. Da questo approccio io penso che potrà venire tanto bene alla città di Imperia e potranno venire delle proposte importanti al governo, me lo auguro, ma anche all'opposizione. Grazie. Ci vediamo domani.